Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi unboxing di Astra Makeup perché è uscita la nuova collezione e mi hanno ovviamente come sempre inviato, e ovviamente no perché non è mai scontato che me li inviano, quindi mi hanno mandato la nuova collezione da vedere. Quindi ora in diretta con voi, se ci riesco, apro il sigillo, ok, ci riesco, ecco, e vediamo che cosa contiene. Un po' ho visto online la nuova collezione, ma non ho provato niente, ovviamente. Allora, carta. Oh, allora, sempre bello che sia sempre così impacchettato bene. Quindi fatto cura nei dettagli e soprattutto nell'attenzione. Ok, allora, troviamo. Io amo. Ragazzi di Astra, io vi amo perché su ogni prodotto gifted ci scrivete sempre l'adesivo omaggio. Io vi amo. Allora, questo è il mascara The Universal Volume ed è waterproof, il colore è nero. A questo punto togliamo l'etichetta, ecco, anche rotta, perché dobbiamo vedere. Ok, bello. Da provare, proveremo e vedremo. Appoggiamo qui. Poi, questi vedo i nuovi rossetti liquidi. Ok, sono quattro colori. Game Changer, Sunset Lovers, Visionari e Color Reef. Ah no, uno è in un pack diverso. Allora, aspettate. Ok. Appoggio e vediamo. Allora, qui ci sono tre rossetti di questo tipo e poi c'è un Astra Lip Click Hydra. Ah, questo è un altro tipo di rossetto che, da quello che ho capito, si clicca. Ah, che carino. Aspetta. E poi si estrae. Ah, ok, che bello. Ok, ci sto, ci sono. Idratante, perché guardate, ha un centro di perla idratante. Il rossetto è questo. E adesso andiamo a provare gli altri, che sono Game Changer, il 24. A me questi rossetti normalmente piacciono molto perché adesso no, si fissano ma non seccano. Questo è Game Changer. E poi comunque ve li faccio vedere una volta che si sono asciugati, che mi sembra il più scuro. E poi abbiamo gli altri due che sono... Ah, 22, 23, 24, ok. Quindi 23, Sunset Love. Ok. Nude caldo e il 22 che è Visionari. Un nude rosato. Ok, allora 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. Ora ne riparliamo quando si asciugano, ma per adesso mi piacciono. Mi piacciono. Poi andiamo avanti perché ho visto altre cose. Una palettina, sì, ok, perché Astra quest'anno è il make-up ufficiale di X Factor, quindi questa è la palette Mystic Horizon, ok, e nella confezione c'è anche Astra gel detergente mani, sempre molto apprezzato ed utile, assolutamente. Anche perché noi adesso andiamo a pulirci la mano e vediamo la palettina, giustamente. Saremo ben curiosi di vedere la palette, no? Ok, allora. Wow! Wow! Ma che bella! Che ne dite se facciamo lo swatch? Allora... Sienna Fossil Alibi Sienna Fossil, bella questa,
alibi, affection e canyon. E questa era la prima riga. Ma che bello! Vediamo anche come si comporta, però. Ok, è una riga molto calda con quello in mezzo che effettivamente permette di essere un po' illuminante. Sono tutti colori caldi, effettivamente, un po' tipo da deserto, mi viene in mente così. Allora, andiamo avanti con la seconda riga. Ok, abbiamo Meridian, scusate, Mala Suerte, è bello, Skyline, Borealis e Volcanic, che è il marrone opaco più scuro. C'è sempre quello in mezzo, il terzo, che è luce, è luce. Mi piace il marrone. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, il marrone è opaco e non è polveroso, cosa che apprezzo notevolmente. Ma a fine swatch vi farò vedere comunque la palette come si presenta e lo vedrete anche voi. Però per adesso non ho trovato, gli opachi non sono eccessivamente polverosi, che mi piace. Poi vedete anche qua la palette. Andiamo con l'ultima, che è Voodoo. Ecco, questi sono i colori. Allora, la prima è calda, la seconda è rosata con un, e la terza è la fila dei colori. Voodoo, Arcipelago, bello blu, anche se non lo metterei mai. Zodiac, che è quello più polveroso per il momento, ve lo dico subito. Age of Aquarius, altro polveroso. E Atmosfera, che è un tipo un panna burro. Vediamo, ve li metto laterali. Si chiama? Voodoo ci sta. Vediamo il blu. Scusate, ma il blu è spettacolare. Allora, il panna non si vede. Credo che dalla mano potete vedere anche voi. Come si chiamano? Zodiac e Age of Aquarius sono polverosissimi, ma il blu è, cioè ragazzi, il blu è spettacolare, però su di me non ci sta proprio, non ci sta proprio, ma è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, complimenti perché è una scelta colori classica, ma con qualche colore fuori dall'ordinario, certo. Non possiamo pretendere che The Astra, che è un brand comunque per tutti, cioè è sempre stato e dei colori per tutti, abbia dei colori wow. Per i colori wow abbiamo altri marchi. Però ha osato, senza uscire dalla comfort zone, ha osato con qualcosina. E ci piace questa cosa. E niente, adesso vi mostro la palette. Ok. Tranne due colori, tutto il resto non è polveroso. Io li riprovo. No, no, sono proprio polverosissimi. Cioè, sono proprio. Hanno una texture diversa. Allora, sono belli, sono bellissimi. Zodiac e l'altro. Sono davvero molto belli, però hanno una texture davvero molto polverosa. Peccato solo per questo, però sono davvero stupendi. Niente da ridire. Quindi col pennello bagnato, secondo me, hanno il loro perché. E niente, quindi ricapitoliamo. Mascara, che metto subito alla prova, rossetti e palette. Fatemi sapere che cosa vi incuriosisce di più, se vi piacciono questi prodotti, questi colori. Ed secondo me è un range sempre molto comfort, quindi adatto a tutti, con una puntina ogni tanto di idee.
Di colore ci sta per trucchi da tutti i giorni. Oltretutto, ricordiamoci che Astra è un brand low cost e interamente made in Italy. Più di così. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, che cosa vi incuriosisce di più, cosa vi piace, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!